Salve ragazzi, oggi vi mostrerò i personaggi, i miei personaggi di Assassin's Creed 4. Vi farò vedere come li ho vestiti e poi mi potete consigliare come li avete vestiti voi. Allora, vediamo il primo, la Ribelle. Eccola qua. Questo è il costume campione della Ribelle. Bisogna mettergli qualche gadget per quanto riguarda le braccia, la cintura e il collet, però diciamo che sta bene così, penso. I capelli lunghi, ecco, vi faccio vedere, ecco come è sexy lady. Poi abbiamo l'addetto alle polveri, uno dei miei personaggi più, i personaggi più strani di Assassin's Creed perché è spericolato e sa fare delle belle capriole. Anche lui tiene il costume campione, cappello numero 3 e la cintura gliel'ho messa di colore blu e poi per il resto mi sembra che non ci sono altre modifiche che gli ho fatto. Poi andiamo al viandante, un personaggio molto curioso e misterioso, con quel cappello sta proprio bene, come potete vedere. Anche lui tiene il costume campione, tiene la mazza campione, e anche come gli altri due personaggi avevano l'arma speciale, e il teschio pirata, vedete di qua. No, non gli ho messo tatuaggi o cose strane. Andiamo avanti. Passiamo al giaguaro. Il giaguaro che gli ho messo il costume, quello prestigiato che ho comprato con i punti normalmente, e vedete che gli ho messo la cintura dorata, poi diciamo i bracciali li ho lasciati così e ho cambiato il colore delle piume, gli ho messo blu e arancione, quello si può fare facilmente cambiando colore. Vabbè, sta bene così, dai, gli ho messo anche il tatuaggio della bocca teschio che non si vede. Poi il cacciatore, uno dei personaggi che mi è venuto meglio, che potete vedere anche lui, tiene il costume campione e tiene l'artiglio terzo come che gli viene dato il costume campione, il cappello numero 2 perché il terzo non fa vedere bene la faccia, vedete con la faccia sembra un morto perché gli ho messo il tatuaggio, quello agli occhi, insomma, di colore bianco. Insomma, uno dei personaggi che mi è venuto meglio, vedete come sta sexy lui pure lui. Bene, andiamo avanti. Barba Nera. Il personaggio più colorato che mi è venuto, guardate come sta bene con questo costume, che è il costume alternativo numero 1, perché il numero 2 è tutto bianco. Quindi vedete un po' come sta bene, preferisco questo al costume campione, guardate da dietro, e anche Barba Nera è molto bello da vedere, è colorato. Oh, eccolo, che si sta scatenando. Andiamo avanti, vedete la mia dama nera, la rosa nera, costume campione. Gli ho messo i capelli numero 3 e il cappellino, quello numero 2. Per il resto non ci sono altri cambiamenti, anche se dovrei mettere i bracciali quelli argentati. E basta, per il resto penso che stia bene, poi non ce la vedo a questa qua con bene con i tatuaggi. Poi se qualcosa glieli mettiamo. Andiamo al mio mercenario, anche lui costume campione, a molti ho preso il costume campione comunque. E vedete come gli sta bene con i capelli lunghi e tutto verde, è molto omogenea la cosa, guardate, non è granché, però meglio di starla a vederlo normale o con quell'abito particolare di Steve Bonnet che si ha con il Season Pass. Ecco il bucaniere invece con l'ultimo costume alternativo colore 2, la livrea dorata. Sta proprio bene con la barba lunga, guardate un po', anche se sembra un po' contraddittorio che il costume sia bianco e uno porti la barba lunga. Vedete come sta ben vestito pure lui. Ho preferito questo al colore viola, giusto per non stare a fare come a Barba Nera, che poi sembravano due barbuti con il costume viola. Esatto. Ma vedete, è bello lo stemma, quello con l'angelo e il teschio. Andiamo avanti. Per quanto riguarda lui, comunque, solo da cambiargli l'arma, gli vorrei mettere il martellone. Il dottore. Anche lui costume campione, gli ho messo il colletto di colore viola, ma prima stava il rosso, vabbè. La cintura numero 3 e il cappello numero 2, perché il cappello 3 gli fa sembrare la testa è troppo veloce, poi è un cervellone, ma il dottore fa anche degli errori, perché questo è un dottore che avvelena, ammazza le persone. Possiamo anche chiamarlo Dottor Morte, mietitore. Andiamo avanti. Il navigatore. Gli ho messo il costume prestigioso al navigatore perché dopo tante altre scelte ho deciso di mettergli questo perché mi sembra parecchio colorato e poi mi piacciono i colori come combinazione che fa. Guardate come sta bene da dietro con le due pistole particolari che tiene lui. È un personaggio piuttosto anche lui colorato.
secondo me sta bene così, molto sexy. L'ombra rottuna, il personaggio più strano di tutto il gioco. Gli ho comprato un macello di abiti, ma alla fine gli ho preso l'alternativo numero 2, che si chiama l'abito. Guardate un po' come sta bene con questo costume di color marrone e un po' d'oro pure addosso, insomma. Però sinceramente forse è più bello il costume prestigioso a questo. Poi mi dite come avete vestito capelli numero 3, il dorsetto là, guarda, numero 3, le spalline numero 3, volevo dire. Andiamo avanti. Vediamo. L'orchidea. Ho dipinto la faccia, si vede bene, con tatuaggio e colore blu all'orchidea. Questo è il costume dragonessa, quindi alternativo numero 1. E la cintura numero 3 col dragoni. E la spada è... che spada? No, la spada mi sembra che è la stessa che tiene lei con... Vedete come l'ho vestita. Sta bene, la cintura è quella numero 2, preferisco questa a quella numero 3. E andiamo avanti, non penso che questo personaggio piaccia a molti di voi. Cioè, un personaggio che non vedo molto sul tasto. Poi la manipolatrice, che ho vestito in questo modo, tutto di color verde. Guardate come sta bene col tatuaggio. I capelli numero 3, la maschera numero 1, giusto perché sta bene la maschera. Il cappello, che la piuma non si poteva cambiare il colore, per quello è 3. E il cappello numero 3 tiene la piuma di colore verde, e quindi ho messo quello. Così l'ho vestito. Eccolo che si presenta a noi, la manipolatrice. E il costume è l'alternativo numero 1. Andiamo avanti. L'avventuriero, questo è il costume campione dell'avventuriero. Insomma, diciamo che sta bene, anche se è brutto vedere tanti costumi neri in giro, almeno quelli che ho scelto io. Ci sono alcuni molti neri. E vabbè, abbiamo cambiato la spada. Guardate la spada che tiene. Per il resto, questo è solo l'avventurino. Non è che mi piaccia molto. Comunque, gliel'ho preso lo stesso costume. Vediamo il tagliagole. Guardate un po' come l'ho vestito. Sembra uno di Call of Duty Ghost, con quegli occhi bianchi sotto la maschera. E tiene i rast, i capelli numero 3. I guanti di colore bianco, ma potremmo metterli pure neri, giusto per indonare con gli occhi, non me ne mo si dà gli schiaffi perché lui è un coglioni. E adesso, vabbè, per il resto, questo è il costume migliore secondo me per questo personaggio qui. Andiamo avanti. Vediamo il Dandy, il mio personaggio preferito, è la perfezione assoluta, perché lui tiene questo costume prestigiato che già da sé è magnifico. Gli ho messo le pistole d'oro, la maschera, vabbè. Cioè, la maschera sta insieme al costume, i capelli lunghi con il cappello che sono un tutt'uno, e il fiocco numero 2, ma potrei mettergli benissimo il numero 3, che è di colore nero, e la cintura anche quella numero 2. Andiamo avanti e vediamo il duellante, che tiene il costume, anche lui l'ultimo che gli è uscito, alternativo numero 2, l'angelo della morte. Guardate la faccia da teschio che ho messo, anche se non è che sta una meraviglia. Bisognerebbe mettergli solo la cintura di colore giallo al posto di quella verde, però per il resto penso che sia piuttosto bello questo personaggio vestito in questo modo, come sta vestito, meglio sicuramente di qualche altro costume. Vediamo l'ultima serie, l'agitatrice. Questo personaggio potrebbe sembrare un altro così come sta vestito, ma l'agitatrice con costume da danzatrice, quindi alternativo numero 1, e con tutti i gadget numero 3, guardate un po' come sta bene. Gli potete cambiare il colore, anche quel colore verde che vedete, si può mettere anche arancione, cioè altri due colori. Però comunque sta benissimo così, sembra tutto un altro personaggio. Guardate com'è, è bella pure con quegli occhi da gattone. Il turbante gli ho messo, preferito il turbante ai capelli, quei capelli là col codino, che non è che mi piacesse. Ora vediamo lo sciamano, che tiene il costume prestigiato, ma gli devo mettere un tatuaggio che lo fa sembrare ancora più spaventoso addosso alla faccia. E non gli ho fatto tanti cambiamenti, perché lo sciamano ha una particolarità per quanto riguarda il colore. Voi scegliete il colore del vestito, e però cambia tutto il colore del vestito. Cioè, ora lo vedete di colore blu, lo potete mettere rosso e anche una specie di verde chiaro, ma non è brutto perché sembra tipo sabbia, non color sabbia, no, non va bene. Un verde molto sbiadito. Cambiamo, andiamo a vedere l'ultimo personaggio, che è la sirena. Anche lei ha il costume campione
L'unica cosa da mettere a questo personaggio, secondo me, forse un tatuaggio, è la cintura numero 3. Guardate un po' come è bella pure lei, che tatuaggio carino, che è già compreso. Poi il mantello da dietro, gli ho messo la cosa, la testa di tipo 3, numero 3. E per il resto anche la spada, che è già cambiata. Bene, ragazzi, questi sono stati i miei personaggi. Se volete mi fate vedere i vostri con un video e alla prossima, ragazzi. Ciao!